Eccoci, benvenuti a una nuova puntata di Dr. Penis. Oggi siamo qui con Gianluca. Gianluca è un paziente di Roma, ha 52 anni e la prossima settimana verrà impiantato con una protesi al pene. Gianluca 3 anni fa ha avuto un trauma, un forte trauma durante un rapporto, ha avuto una rottura del pene e ha sviluppato delle fibrosi dorsalmente che hanno curvato il pene a quanti gradi? Quasi 90. 90 quindi... gradi. Riesci Gianluca in questo momento ad avere una attività sessuale? No, come vi ho detto l'altra volta, no, perché poter dire di riuscirci direi un'eresia, nel senso che dovrei aiutarmi con tante cose, ma comunque sia la curvatura e la rigidità, quindi l'estensione non è più come prima, chiaramente dovuta al fatto anche di queste placche che non fanno più estendere il pene. Ti ricordi quando io ci siamo visti la prima volta 3 anni fa, ti avevo consigliato di intervenire, cioè avremmo provato qualcosa, ma se poi non avevamo i risultati che ci aspettavamo era meglio intervenire prima, perché poi il pene potrebbe nel tempo, avrebbe potuto avere una netta riduzione. È successa questa cosa? È successa, purtroppo è successa, nel senso che 3 anni fa quando io sono venuto qua la prima volta, essendo la cosa dovuta, è successa da poco tempo, non ero così convinto come penso qualunque persona di dover mettere mano in una cosa con una cosa esterna a quello che è la protesi è interna, no, nel senso che no, una cosa esterna interna, io so bene, perché comunque una protesi è sempre una protesi. La prima volta che io dico al paziente, perché la mia sensazione è basata sia su quello che vedo da un punto di vista di esame clinico sia da un punto di vista di esperienza, io riesco subito a dire al paziente quello che potrebbe essere il futuro. Se io mi esprimo e dico protesi, so benissimo che la prima cosa che il paziente fa è retrarsi e quindi non accettare questo discorso. Però purtroppo la protesi, nel caso delle fibrosi severe, è l'unica cosa che arresta la malattia, perché la malattia è una malattia cronica degenerativa che accorcia il pene. Allungare poi il pene diventa molto molto difficile, quindi se uno arriva troppo tardi a fare un intervento riesce ad avere una buona attività sessuale, ma da un punto di vista di soddisfazione estetica avrà una riduzione della dimensione che noi vogliamo in tutti i modi evitare. Questo deve essere un concetto importante che noi dobbiamo mandare a tutti quelli che hanno fibrosi del pene e che sono resti ad affrontare questo tipo di procedura. Psicologicamente, prima e adesso, cosa ti aspetti? Come stavi e cosa ti aspetti dall'intervento? Psicologicamente come stavo prima, psicologicamente come diceva il professore, come stavo prima, non avrei mai voluto fare l'operazione. Psicologicamente come sono ora, voglio immediatamente fare l'operazione. Difatti ho ritirato oggi pure il test del Covid e ringraziando Dio sono negativo e posso essere operato. Proprio perché, come diceva il professore, diciamo tra virgolette, sono stato costretto a doverlo fare proprio perché mi sono reso conto da me sulle mie mani, perché comunque io sono una persona che sono come San Tommaso, ecco, non credo e non vedo se non credo, cioè non credo se non vedo. Però quindi, ti ricordi, ti avevo fatto vedere dei pazienti, hai parlato con delle persone che avevano la protesi? Però il discorso era comunque sia che volevo esserne sicuro io, perché proprio perché avevo sentito tante altre persone che comunque ne raccontavano di cose, parlo di dottori, di professori, e con il tempo invece mi sono reso conto che effettivamente diventava sempre più complicato avere rapporti, perché chiaramente la malattia è una malattia cronica e degenerativa, quindi non ha un arresto, e con il tempo mi sono reso conto che mi dovevo far aiutare da farmaci, da gommini, e soprattutto poi mi sono reso conto nel momento in cui non avevo rapporti, nel momento in cui siamo normali sotto e quindi flaccidi, mi rendevo conto che era più piccolo, era molto più piccolo rispetto a come io l'ho sempre conosciuto, quindi come l'ha visto il professore un mese dopo o 2 mesi dopo che ho avuto il problema. E a quel punto ho ricontattato il professore e gli ho chiesto: ma si riduce in flaccidità pure? E lui mi ha detto assolutamente sì.
E a quel punto ho detto no, alt, fermiamoci un attimo. Ho detto, cioè, alt, a sto punto non rischio no, anche perché vado addirittura allo zero. Anche perché il risultato estetico poi non sarà soddisfacente come poteva essere due o tre anni fa. Va bene, Gianluca, siamo pronti, io sono pronto per accompagnarti in questo percorso terapeutico. Speriamo, incrociamo le dita, speriamo che tutto vada bene come vogliamo. Vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima puntata di Dr. Penis. Arrivederci a tutti e grazie.